Grazie ragazzi, però devo dire una cosa. Aspetta, raddrizzo il microfono, non voglio toccare cose che non mi riguardano. Senti. No, devo dire che per me questa è stata la prima volta e non succederà mai più. Non è mai vero. Più. Ti posso dire una cosa? Io poi chiederò conferma al pubblico. Era magica quando si muoveva. Io credo che il fatto di essere indossatrice, il fatto di posare per delle fotografie, ti dà un'armonia. Grazie. Che è veramente particolare. Grazie, sei molto carina. No, ma te lo buona. Dico sul serio. Non sono buona. Dico, guarda, grazie. Non sono buona. Allora, prima dai un po' di fortuna a qualcun altro, tu ne hai avuta tanto, te ne auguro tantissimo. Allora, vediamo chi è il fortunato. Chi è il fortunato? Pensa che la persona che ha questi 7 numeri può vincere 5 miliardi questa sera, nel suo piccolo. Allora, è il numero 3. È il numero perfetto. Cosa volevi estrarre tu, Monica Bellucci? Allora, i 7 numeri sono 5, 2, 4, 8, 1, 8, 3. Chi ha questi 7 fortunatissimi numeri può cominciare a telefonare allo 0878-2000. Adesso parliamo di Malena, il primo film da protagonista assoluta, immagino. Addirittura il nome nel titolo, quindi è molto importante per te. Ma per me è particolarmente importante perché da molto tempo aspettavo un ruolo italiano in un film italiano con un regista italiano. E chi meglio di Giuseppe Tornatore? Certo, chi è Malena? Ma Malena è una donna che vive nella Sicilia degli anni 40, che si ritrova da sola perché il marito parte in guerra e si ritrova faccia a faccia con una realtà che è disegnata completamente dagli uomini. Quindi questi uomini la desiderano in un certo senso come un oggetto. Fatta eccezione per un giovane ragazzino che passa nel film dai 13 ai 16 anni, che sì, la desidera come gli altri, perché in qualche modo attraverso di lei scopre la femminilità, la sensualità, l'amore, la passione, quasi l'ossessione in un certo senso, però vorrebbe anche proteggerla, ma non può perché è troppo giovane. È troppo piccolo. E abbiamo... bisogna ricordare che è Giuseppe Sfulfaro e che è un attore straordinario, anche se questa è solo la sua prima esperienza. Sì, sì, si sente, fanno avanti indietro, si emozionano a stare in mezzo a queste due cosettine un po' così. Anche il microfono. Anche lui si te l'ho detto che eri magica. Ma adesso io sono molto orgogliosa perché lo stimo moltissimo, amo i suoi film. È con noi un premio Oscar, il regista di Malena, Giuseppe Tornatore. Questa standing ovation, Giuseppe, è perché ovviamente è un omaggio al lavoro che hai fatto, ma di sicuro si aggiungerà una perla in più alla tua opera, che è Malena. Tra l'altro ti devo portare le congratulazioni di Sergio Iapino, che impazzisce per te. Grazie, per lui sei il più grande il regista del mondo, non solo italiano. Beh, no, troppo. No, no, mi sembra troppo. Mi ha detto di dirtelo e io così eseguo. Allora, Giuseppe, Malena è nato come Malena o è Monica che ti ha ispirato Malena? Parli del nome? No, del film proprio. Beh, la storia del film io la conoscevo già da una decina d'anni. Però era una storia che non pensavo di realizzare. Poi quando ho incontrato Monica mi ha fatto ripensare a questa storia perché ho immaginato immediatamente che lei sarebbe potuta essere una Malena perfetta. Un po' di tempo dopo poi ho deciso di fare il film. Sei contento di questo film? Sono molto contento. Tra l'altro ti posso dire una cosa. Nei produttori c'è Miramax, questo nome sì. Molto importante, no? Miramax ricorda La vita è bella, ricorda Benigni, ricorda due Oscar. Io vi aspetto tutte e due a marzo. Guarda, meglio fare gli scongiuri perché sai, vabbè, i film non si fanno per queste cose, no. Si fanno perché esistano. Lo so, però se li vedono in tantissime persone è ancora meglio, certo, no? Certo. Ecco, io questo che vi auguro e grazie. Anzi sono curiosa di vedere, prima di andare a vedere il film che è uscito in questi giorni in tutta Italia, alcune immagini di Malena insieme a voi. Hey!
facevano andare ogni volta, che ci vuoi avere a posto della minchia? La minchia cotta. Non so, me la posso fottere a vostra figlia malena? Sì! Pazzo, diventerai un pure cieco! Su piccinino fosse stato un reavolo. Ma tuo figlio non è malato, c'è la minchia così, vuole fottere! Chissà che ci trovano gli uomini. Troppo vestoso, volgare. Certo, una donna bella e giovane come lei, come fa a stare senza, Michele? Disgraziato! Ma allora cosa sei, un pericchietta, un salumato chietta? È la prima volta. L'amore no, l'amore no. Signora Malena, qualcuno più bravo di me ha scritto che l'amore è vero e solo quello non corrisposto. Ora capisco perché. In città si dice che avete un amante segreto, ma io so che non è così. Dopo vostro marito, il solo uomo della vostra vita sono io. Figuriamoci cosa sarà il film. Sicuramente sarà visto da tutti.